Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere e siamo sempre qui su Pokémon Fire Ash, il gioco Pokémon creato dai fan, questo Pokémon fan game che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato da Kanto, quindi dalla prima stagione del cartone fino ad Alola. Noi siamo qui a Kanto, siamo ancora all'inizio e come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a chi potrebbe essere interessato. Allora, qui dovrebbe essere la casa del Mr. Fuji. Sì, la casa del Mr. Fuji nei giochi Pokémon normali, ma qui ovviamente non c'è. Mentre una di queste due case dovrebbe essere quella del... Ah, Cubone! Cubone è vivo in questo caso. Beh, era morta sua madre effettivamente nei giochi Pokémon normale. Questa è la casa del giudice onomastico che vi permetterebbe di far rinominare i vostri Pokémon. Comunque per Lavandonia è tutto. Andiamo un attimo al Pokémon Market e magari facciamo una scorta di Pokéball, dato che stiamo per entrare nella torre Pokémon. Allora, sì, facciamoci un altro 5 Megaball. Dovrebbero bastare. Un altro, due super pozioni e qualche pozione. Ecco fatto, per stare tranquilli. Perfetto. E a questo punto entriamo nella torre Pokémon e vediamo di batterla tutta, ok? Che abbiamo davanti come Pokémon? Abbiamo Charmeleon. Sì, lo faremo diventare un Charizard questo Charmeleon. Probabilmente in questa parte. Se questi non danno nulla di interessante, eh. Niente di interessante, possiamo salire tranquillamente. In questo primo piano non dovrebbe esserci nulla, se non sbaglio. Forse uno strumento qui sotto? Uno strumentino? No, nemmeno. Niente, nel primo piano praticamente non c'è un cavolo. Quindi andiamo avanti. Secondo piano, abbiamo degli allenatori e abbiamo anche dei Pokémon. Ok. Un Gastly. Vediamo di provare a catturarlo. Questo lo uccide? Sì, lo uccide. Niente da fare. Lo cattureremo un'altra volta. Battiamo allora gli allenatori, vai, iniziamo. Vai. Un Gastly. Charmeleon sicuramente farà due livelli in questa torre, ma di sicuro. Anche se forse qui mi converrebbe allenare un po' agli altri Pokémon effettivamente, eh. Lasciamo davanti Charmeleon, ma in caso cambiamo Pokémon e alleniamo un po' gli altri. Nel caso in cui appunto abbiano due Pokémon gli allenatori. Contro Gastly ha praticamente una difesa fisica inesistente, quindi gli attacchi fisici lo distruggono. Allora, proseguiamo. Qui non sembrano esserci strumenti, ma sembra esserci un Gastly a livello 28, ok. Proviamo a catturarlo questo. Mandiamo in campo PG8, che dovrebbe avere comunque una buona difesa, dei buoni DS. Lui usa Spite, ma fallisce, perfetto. Noi usiamo Twister e non dovremmo ucciderlo, in teoria. Gli facciamo pochissimo danno, usiamo anche Gast allora. Perfetto, un'altra Gast. Ci ha ridotto i PP di Gast, ma non è un problema perché ora noi catturiamo questa Gastly. Questa Gastly femmina. Vai, vai, vai. Presa, perfetto. E abbiamo anche giustamente le punte esperienza. Olè. E si prosegue. Altri allenatori. E qui abbiamo degli strumenti. Interessante, interessante. Gastly. Ok, come al solito. Charmeleon che con Fire Fang dovrebbe distruggere tutti. Ma Sucker Punch è pugno d'ombra? Boh. Allora, a questo punto mandiamo Squirtle, che è rimasto a livello 24. Krabby non lo alleneremo più di tanto, perché tanto non farà mai parte della squadra fissa. E usiamo Aqua Tail. Gli fa parecchio male, eh. Ah, anche Ombra Notturna fa parecchio male a noi, effettivamente. Ok, livello 25 per Squirtle. Che non facciamo evolvere.
E si prosegue. Qui troviamo una Mega Ball, ottimo. Direi di anche dare una curatina a Squirtle, ecco perché abbiamo comprato le pozioni comunque. Sapevo che ce ne sarebbero servite un po'. Ecco fatto. Così possiamo sfruttarlo anche per altri combattimenti. Un Haunter! Vai, proviamo a catturare anche Haunter. Allora, cambiamo Pokémon, mandiamo ancora Pidgeotto, dai, che si è rivelato molto utile contro Gastly. Tra l'altro qui è possibile incontrare anche Gengar, direttamente selvatico. Vai, Raffika. Come vedete ha molta più difesa rispetto a Gastly. Twister. Sì, perché continua a diminuirmi i PP di Raffika. Però ne abbiamo ancora parecchi. Vai, un'altra Raffika. E poi proviamo a catturarlo. Dovrebbe andare a vita rossa, esatto. E proviamo a usare una Mega Ball direttamente contro di lui. Contro questo Haunter, che è a livello inferiore rispetto al Gastly che abbiamo catturato prima, però vabbè, i dettagli. È un'altra entry nel Pokédex questa. Un altro Pokémon catturato. E comunque punti esperienza per Pidgeotto che non sono male, eh. Non fanno mai male. Andiamo a battere anche questa allenatrice. Gastly. Vai. Contro Gastly, semplicemente Fire Fang. Comunque sono molto veoci, eh. Ah, forse Sucker Punch è pugno rapido. Perché colpiscono sempre per primi, pur essendo di 10 livelli inferiori. Può darsi, eh. Ok, HP Up, ottimo. Una sveglia, va bene. E un altro Pokémon selvatico. Vediamo se è Gengar. No, un Gastly. Un Gastly che abbattiamo molto felicemente con Rock Slide. Ah, non muore? Ok. Un altro Rock Slide allora. Sono comunque punti esperienza, easy. Un Elisir, ok. E un'altra allenatrice. Charmeleon e Fire Fang. Ah, abbiamo missato, va bene, va bene. Non è un problema, lo uccidiamo ora. E andiamo a curare il nostro Charmeleon con la super pozione. Ecco fatto. Qui sopra non dovrebbe esserci nulla, giusto? No, non c'è niente. Andiamo avanti. O forse c'è uno strumento invisibile qui. Aspettate, eh. Ok, un'altra Gastly. Vediamo se con Rock Slide riusciamo a buttarla giù in un colpo. Sì, perfetto. Questo ci vale il livello 35, eh. Niente male. Qui no, non c'è niente di invisibile. Altra Gastly. Quasi quasi potrei mettere un repellente, però mi perderei la possibilità di catturare Gengar nel caso uscisse. Quindi, insomma, sarebbe bello catturare un Gengar. Allora. Ok, lì sotto nulla. Tu sei un'allenatrice, vero? Andiamo a sfidarti. Fai altro Gastly e altra Rock Slide. Oddio. Vai. Tra l'altro quel simbolo bianco lì sotto, immagino lo sappiate se avete già giocato a Pokémon Rosso Fuoco, ci cura i Pokémon, basta andarci sopra. Basta andarci sopra e ci cura tutti i Pokémon, tutta la squadra. Ok. È stato più semplice del previsto. Questa infatti non è un'allenatrice. Qui abbiamo appunto i nostri Pokémon curati e abbiamo incontrato un Pokémon direttamente dentro questa zona. Ok. Un Gastly, Rock Slide. E addio. Questo Charmeleon si sta avvicinando sempre di più a diventare un Charizard. Vai, Haunter. E questo ci darà un po' più di punti esperienza, fortunatamente. E usiamogli un flamethrower. Così siamo sicuri di buttarlo giù. Ecco fatto. E qui sotto c'è qualcosa? Sì, c'è un'allenatrice e un altro strumento che andiamo sicuramente a prendere. Ok, con un Gastly.
Ecco, tutti questi allenatori con un Pokémon soltanto sono un po' fastidiosi, devo dire la verità. Ed è una delle cose che non mi fanno piacere gli ultimi giochi Pokémon, dove la maggior parte degli allenatori hanno uno o due Pokémon, sempre. Un po' noiosa questa cosa. Ok, una pepita, buono. Sono soldi che entrano da noi. Direi di sfruttare il simbolo bianco per curarci di nuovo prima di andare su. Ormai siamo a metà livello. Ok, va bene, ci sta che fallisca perché ha il 90% di probabilità, di precisione. Ok, questo è strano che fallisca due volte di fila. Ok, vai, crepa. Grazie. E andiamo a curarci. Perfetto, a questo punto possiamo salire. Ed eccoci qui. Altro strumento di sotto, altri allenatori, altri medium. Ma noi in questa puntata affronteremo tutta la torre Pokémon e la sconfiggeremo del tutto. Ok, Fire Fang. Perfetto. Un altro Gastly. A questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Squirtle. Continuiamo ad allenare un po' Squirtle. Con Aqua Tail. Ok, Nightshade fa parecchio male, eh. Oh, un colpo critico, che culo. Un altro Gastly, lasciamo Squirtle. Aqua Tail. Ok, magari avrei dovuto usare Polla Raggio, ma non sarebbe cambiato nulla, perché tanto è morto. Ma andiamo Bulbasaur a questo punto. Niente, Squirtle è proprio scarso, eh. Usiamo Seed Bomb. Ah, lui usa Confuso Stor di Raggio. E Bulbasaur si colpisce da solo. Bravo, Bulbasaur. E Nightshade purtroppo fa dei danni fissi, se non ricordo male. Togli sempre 40 PS, mi sembra. E per quello che fa tantissimi danni. Indipendentemente dal Pokémon. Ok, precisione X. Scendiamo e andiamo a curarci di nuovo i Pokémon, dato che ce l'hanno disintegrati tutti. Gengar, Spossible, no, Hunter. Abbiamo Hunter, però sono un po' di punti esperienza, quindi non disdegniamolo. Un bel Fire Fang e addio. Dai, manca pochissimo al Charizard. Pochissimo. Gastly, va bene. Altra Fire Fang e addio. Tra l'altro livello 28, quindi un bel po' di punti esperienza per noi. Vai, ultimo Pokémon per Charmeleon e otterrà finalmente la sua evoluzione. Otterremo il nostro Charizard. Questo sarà l'ultimo Pokémon per Charmeleon. Tra l'altro do un Gastly a livello 25 come unico Pokémon. Va bene. Ok, livello 36. Dovrebbe evolversi. Eccolo. Charmeleon si sta evolvendo. E avremo finalmente Charizard. Questo sprite è un po' bruttino, devo dire la verità. Lo sprite di Rosso Fuoco rimane il migliore per quanto riguarda Charizard. Air Slash, interessante, eh? Air Slash. Non è attacco d'ala però questo. Questo è Etere Lama? Mi sembra di sì, Etere Lama. Beh, potrebbe essere interessante Etere Lama. Anche perché prende il vantaggio del tipo, quindi... Direi di togliere Rock Slide a questo punto, va. Tanto in MT possiamo reinsegnarla quando vogliamo, in caso. Ok, a questo punto possiamo finalmente sostituire Charizard da davanti. Teniamolo come Pokémon, diciamo, di riserva nel caso in cui le cose si mettano male. E mandiamo Squirtle. Ora deve salire lui. Ora deve salire in realtà tutto il resto della squadra. Gastly. A livello 26. Vediamo se Squirtle riesce a batterlo, eh. Aqua Tail. E finché usa Sucker Punch non è un problema. Bubble Beam. Perfetto. Eh sì, deve salire un bel po'. Qui c'è uno strumento invisibile? Nope. Niente, altri Pokémon selvatici qua, però quasi quasi metterei un repellente a questo punto. Anche se Hunter ci dà un bel po' di punti esperienza, quindi lo battiamo volentieri. Vai, un'altra Aqua Tail. Perfetto. Si è maledetto da solo ed è morto. Meglio così. Squirtle non vogliamo farlo evolvere. Però non impara morso questo dannato Squirtle, eh. Non impara morso. Curiamolo un po'.
Pizzoncino, ok. Tiriamolo un po' su Squirtle, che non è male, eh. Altro Gastly, va bene. Altri punti esperienza che arrivano a noi. Usiamo Bubble Beam per non sprecare tutti i punti di... Appunto tutti i punti di Aqua Tail. Scendiamo qui, quella dovrebbe essere una caramella rara, se non sbaglio. Protetta da un Gastly. E qui tra l'altro nel gioco principale, nel gioco, cioè, oddio, nel gioco principale, in Rosso Fuoco, avremmo avuto un incontro con Marowak, se non ricordo male. Perfetto, Gastly si maledice e si suicida un'altra volta. Eccola qua, caramella rara. Andiamo su. E qui c'è il boss della zona. Allora, avrà... So cosa avrà, quindi mettiamoci davanti qualcuno che possa effettivamente batterlo, ovvero Pikachu. Nel caso in cui Pikachu non ci riesca, abbiamo un Charizard, banalmente. Salve! You're quite brave for a child, but this will have you running in no time. Sei molto coraggioso per essere un bambino, ma questo ti farà scappare via in men che non si dica. Beh, vediamo. Eccola qua, carina, che manda in campo Gengar. E noi un Pikachu. Useremo Spark. Ok, Shadow Punch fa male, però anche a noi facciamo male, eh. Ah, cacchio, ci ha disabilitato Spark, mannaggia, usiamo Thunderbolt a questo punto. Ah, paralizzato, si gode. Perfetto. Pikachu ha battuto il suo Gengar e sale a livello 28, meritatamente. Ho appena perso? Sì, hai appena perso, carina. Non sono più indemoniata, non sono più... Sì, possessed sarebbe impossessata, ecco. Non sono più ipnotizzata? Grazie. Oh, quindi sei venuto qui così che tu possa sconfiggere o affrontare Sabrina? Questo allora ti potrebbe aiutare. E ci dà Shadow Punch. Non missa mai. Andiamo a vedere se qualche Pokémon dei nostri può imparare Shadow Punch, che è una mossa relativamente utile comunque. Allora, potrebbe impararlo un bel cavolo di nessuno. Ottimo. Ti auguro tutta la fortuna per i tuoi viaggi, grazie, carina. Ora però dobbiamo scendere dalla torre. Se usassimo una bella fune di fuga, non sarebbe male, vero? Quindi usiamola. Dov'è? Non è qui? No, queste sono le medicine, giustamente. Eccola qua, fune di fuga. Ah, non la possiamo usare qui. Niente, allora ragazzi, andiamo giù con tranquillità. Ci becchiamo qualche Pokémon selvatico, facciamo un po' di esperienza con Squirtle. Ah, abbiamo davanti Pikachu. Vabbè, addio, addio Gastly. Mettiamo davanti Squirtle. Tanto è qualcosa che farei in ogni caso, quindi tanto vale farlo nel video. Tanto il video comunque sta finendo, quindi se volete chiuderlo qui, io vi ricordo di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale, di condividere questo video, cosa che mi manca? Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate. Essenzialmente di questo videogioco e di questa parte. Abbiamo affrontato anche Karina nella torre Pokémon. E tornando giù, affrontiamo anche altri Pokémon. Perfetto. Addio Gastly. Entriamo qui e ci curiamo. Esce Gengar, ma non troveremo Gengar probabilmente. Anche se è possibile farlo in teoria. È possibile trovare Gengar. Niente, questo Gastly è fortissimo. Mi ha ucciso Squirtle. A questo punto mandiamo Bulbasaur. Bulbasaur con Seed Bomb. Che non gli fa nulla. Ok, meglio mandare Pidgeotto a questo punto davanti. Anche se Bulbasaur si prende dei succosi punti esperienza da questo Gastly. Sì, meglio mettere davanti Pidgeotto. Ecco fatto. E andare giù. No, ho detto andare giù. Grazie. Torniamo verso il piano terra. Perché Pidgeotto dovrebbe riuscire a battere qualcuno, no? In teoria. Non può usare il ritorno, che è attualmente la mossa che fa più danno del suo kit.
finché almeno non impara attacco d'ala con cui sostituire questa raffica inutile. A che livello lo impara? Dai, sicuramente lo avete scritto nei commenti. No, Feather Dance, ma che cazzo vuole fare? Però aumenta l'attacco questa, giusto? Sì, aumenta l'attacco. Può essere utile, effettivamente. Dai, posto di attacco rapido, via. Posto di attacco rapido. Sperando che arrivi l'attacco d'ala il prima possibile, perché è quello che serve a Pidgeotto. Un attacco d'ala. E sì, continua a usare il dispetto, va. Nel frattempo muori. Vai, vai, continua. Il nostro Pidgeotto prende un po' di punti. Vai. Forse qui lo strumento invisibile, aspettate, perché so che c'è uno strumento invisibile, però non mi ricordo quale piano stia e precisamente dove sia. Quindi continuo comunque a battere questi ghastri che mi danno un bel po' di esperienza gratuita, tra l'altro. Forse qui? No. No, niente, non è nemmeno qui. Andiamo giù allora. Ah, forse... eccolo là, uno strumento che ci siamo persi, tra l'altro, lassù. Con un'allenatrice che ci siamo persi. Vedete, non tutto il male viene per nuocere. Abbiamo fatto questo backtracking e abbiamo preso uno strumento effettivamente nuovo. Dannati loro e le loro maledizioni di merda, sti ghastri. Noi però facciamo un sacco di punti esperienza. Andiamo a battere quell'allenatrice e prendere anche lo strumento. Oh, un hunter. Questo, se il Pidgeotto riesce a batterlo, farà tanti tanti punti. Ma dubito che riesca a batterlo. A meno che non lo curiamo. Dai, proviamo a curarlo. Per Pidgeotto comunque questi sono davvero tanti punti. E Pidgeotto è un Pokémon che ci porteremo per un bel po', probabilmente. Ecco, perfetto. Si è maledetto. Solo per morire. Grande, grande Hunter. E infatti prendiamo un po' di punti esperienza. Andiamo a battere anche questa allenatrice, che ci dice di andarcene, perché in maniera abbastanza scortese in realtà. Motivo per il quale uccideremo il suo Gastly molto volentieri, il livello 23, quindi non è nemmeno una sfida per il nostro Pidgeotto. Ecco qua. Due raffiche e addio. Ci darà abbastanza punti esperienza per salire del livello, sì. E niente, attacco d'ala. Beh. Ah, ecco, un'altra fune di fuga, perfetto. Usciamo da questa torre. Questa torre maledetta piena di spettri. Vai, raffica. Maledizione, perfetto, dovremmo morire. Esatto. Fortissimi questi ghastli che si suicidano. E niente, non ci vogliono lasciare andare, eh. Non ci vogliono proprio lasciare andare. Raffica. Spite, va bene. Abbiamo quasi finito i pp di Raffica, ma non importa. Tanto in caso possiamo usare Twister, per esempio, no? Questo tornado. Che non toglie niente, praticamente, perché non ha nemmeno il vantaggio del tipo... Non ha nemmeno la stab. Però dettagli. Ok, possiamo uscire finalmente? Sì. Siamo usciti dalla torre Pokémon, andiamo a curarci Pokémon e questa puntata finisce qui davvero. Nel prossimo episodio andremo a risfidare Sabrina, per veramente questa volta. Ecco fatto. E per questo video è tutto. Vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dai, Glacial Sphere, è tutto. Al prossimo video.